Noi siamo di Capodorlando, in provincia di Messina, e siamo qui da 3 giorni. Io sono Federico. Io Matteo. E veniamo da Manfredonia, Gargano. Ci stiamo divertendo, ragazzi. Certo. Beh, ci stiamo divertendo. Siamo qui da 3 giorni con il nostro clan. Siamo gemellati con un clan dell'Emilia, non della Romagna. Ci stiamo divertendo tantissimo. Emozionante. Poi, aiutatemi, ragazzi. Storico. E poi uno lo dice lei. No, io no. Coraggioso. Il coraggio li ha guidati per un anno fino all'immenso accampamento della Route Nazionale di San Rossore in Toscana. E il coraggio domani li riporterà verso le loro case, sparse in ogni regione italiana, dopo la veglia alle stelle di stasera e la messa di domattina celebrata dal presidente dei vescovi italiani, Cardinal Bagnasco. I circa 35.000 scout cattolici della GESCI riporteranno nella loro terra tutti gli impegni che hanno voluto condividere nella Carta del Coraggio, valori e scelte, progetti e azioni concrete in tutti quegli ambiti che toccano nel quotidiano la vita di ognuno. La route non è iniziata qui e qui non finirà, perché c'è sempre un nuovo itinerario per il quale augurare buona strada. E il coraggio per me è affrontare la vita come scout tutti i giorni. Sì, io sono d'accordo con lei. E questa esperienza, boh, ci portiamo a casa la gioia, la comunità che stiamo facendo, un sacco di amici che ogni volta che passiamo per la strada del coraggio ci abbracciano, ci salutano. Boh, siamo scout, ci divertiamo con poco.